In cui stiamo monitorando costantemente l'accordo, ci sono punti realizzati, altri diciamo che ancora aspettano risposte. Il 10 ci sarà un incontro con l'azienda, verificheremo in quella sede ulteriori risposte. Penso al trasferimento della linea da Torino a Terni. C'è un tema che riguarda diciamo gli appalti, avevamo come dire su quel terreno uno dei terreni di tra virgolette complessità sul cambio appalto e sul mantenimento degli occupati, stiamo monitorando. Oggi facciamo un convegno appunto che non è commemorativo ma è di punto, invitando le istituzioni, in questo caso il governo con la Bellanova e la regione, per verificare anche rispetto agli impegni assunti le cose che hanno fatto e le cose che devono fare. Immaginiamo di fare una verifica al Ministero a inizio d'anno, così come prevedeva l'accordo, perché come abbiamo detto quando abbiamo siglato l'accordo, una volta fatto l'accordo il punto era farlo rispettare in tutti i punti. I sindacati nazionali hanno fatto un controllo puntuale di questo accordo, immagino. Sindacati nazionali, in raccordo costante con il sindacato territoriale e con l'RSU, stiamo monitorando tutto l'accordo, quindi c'è un rapporto continuo di scambi rispetto agli incontri fatti in sede locale, c'è un problema sulle relazioni sindacali interne, che è uno dei punti di criticità nella fase attuale rispetto a tutto il ragionamento degli organici e dei carichi di lavoro del personale interno. Questo è un altro degli elementi che quando firmammo l'accordo, famosi organici tecnologici, cui dicemmo appunto che rispetto ai carichi di lavoro che sarebbero derivati dal potenziamento e dal rilancio dell'azienda, qualora ci sarebbe stata necessità di rimpiazzare le fuoriuscite, bisognava dare, come dire, atto a nuove assunzioni appunto, e per noi gli elementi erano il cosiddetto organico tecnologico. Su questo terreno ci sono criticità nel rapporto interno con l'azienda, con l'RSU. Su questo terreno noi pensiamo che bisogna migliorare questo livello di confronto interno che, come dire, oggi è carente.